Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Concept Analysis. Mercoledì, dopo mesi di astinenza, abbiamo avuto finalmente nuove news su Pokémon Spada e Pokémon Scudo e benché io credo che siano state troppe, non posso fare altro che lasciare le critiche un altro giorno, anche perché la portata delle news che ci sono state date mi hanno completamente distratto da ogni faccenda legata al marketing. Come ho già avvisato in community, sto elaborando delle teorie veramente grosse, ma ovviamente essendo da solo non posso che ritardare questi video. Di conseguenza ho deciso quest'oggi di portarvi qualcosa di molto più semplice, ma allo stesso tempo credo molto interessante. Il video di oggi è infatti un concept analysis su uno dei Pokémon probabilmente più criticati di quelli annunciati nel Direct di mercoledì. Critiche che vertevano soprattutto sul fatto che questo Pokémon fosse davvero tanto semplice, ma io credo che in realtà questa semplicità sia solo apparenza. Come immagino abbiate intuito, sto parlando di Voolui, il Pokémon pecora, e quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di iniziare con la sigla. Ovviamente su questo Pokémon abbiamo ancora pochissime informazioni che escludono addirittura le descrizioni del Pokédex, ma credo che bastino le parole del disegnatore James Turner per tracciare con sicurezza la linea che il concept di Voolui potrebbe avere. Ma senza correre troppo direi di partire dalle basi. Voolui è un Pokémon pecora di tipo normale, la cui lana è utilizzata da una particolare cittadina di Galar per la produzione di tessuti o vestiti che sono dei rinomati prodotti locali di quella cittadina stessa. Tralasciando quello che è il carattere di Voolui, che di base è il carattere di una pecora comune, quello su cui volevo soffermarmi quest'oggi è il modo in cui Voolui si inserisce nella lore generale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. È molto curioso infatti che si parli specificatamente di prodotti locali nel momento in cui la regione di Galar sembra stia vivendo la sua rivoluzione industriale. E a dire il vero, grazie ad un piccolo scorcio del Direct, possiamo dire con certezza quale sia la città a cui fa riferimento James Turner, che è la primissima città che verosimilmente incontreremo nel nostro percorso a Galar, ossia quella più a sud della regione. E questo ragazzi credo che sia il punto di svolta, perché ogni città a Galar sembra portare su di sé i segni di questa rivoluzione. Prendiamo come emblema di ciò gli stadi che sono in ogni città di Galar, tranne che nella città più a sud della regione, dove si trova per l'appunto Voolui. Ogni città sembra quindi più o meno inserita all'interno di questo contesto, tranne la città più a sud di Galar, che eccetto per una ferrovia tra l'altro ben mascherata con la generale ruralità del villaggio, sembra mantenere vive quelle che sono le sue tradizioni. E peraltro è proprio parlando dei prodotti locali che abbiamo accennato precedentemente che ritorna in auge il contrasto che sembra prevalere decisamente all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ossia quello tra tradizione e innovazione. Il prodotto locale è infatti letteralmente l'opposto del prodotto industriale, che è un prodotto che non poggia la sua produzione su un ambiente cittadino, ma che viene esportato, commercializzato e probabilmente prodotto anche in luoghi differenti da quello della sua origine. Per fare un esempio banale, che non so nemmeno quanto sia corretto perché non me ne intendo, la Ferrari è un prodotto originariamente italiano ma industriale e quindi brandizzato e probabilmente in parte anche prodotto all'estero, mentre la verdura del contadino che avete sotto casa molto probabilmente è un prodotto locale che quindi al massimo può essere venduto al mercato del mercoledì del vostro paese. Questo contesto rende Voolui interessantissimo. In una regione in cui sembra che la tradizione sia costantemente minacciata dall'avanzamento tecnologico che probabilmente vuole inglobare all'interno di esso anche le terre selvagge che vediamo nel trailer, c'è un'unica città che tenta e riesce di mantenere vive le sue tradizioni, e sto parlando della città di Voolui. E sarà proprio questa città, anche grazie a Voolui e alla sua utilità in ambito tessile, che sarà il perno della tradizione di Galar, riuscendo a resistere alle mire espansionistiche dell'industria che tenta comunque di collegarla tramite cose come ferrovie. Non mi stupirei assolutamente, ad esempio, se gli abitanti della città di Voolui, dialogando con il giocatore, si lamentassero proprio della costruzione di questa ferrovia, magari avvenuta in tempi relativamente recenti, per elogiare invece la loro grande tradizione passata e dunque per elogiare Voolui. E se ciò non ci bastasse per capire quanto Voolui sia innestato perfettamente nella lore generale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, basta sforare un attimo dall'ambito videoludico per vedere che cosa accade nella storia. Una storia che ci racconta che durante la rivoluzione industriale inglese, che è sicuramente la base da cui è stata creata l'intera regione di Galar, la lana è stata sostituita da un materiale sintetico industriale che oggi conosciamo come il cotone. Un tempo possiamo immaginare che l'intera regione di Galar utilizzasse Voolui per produrre
produrre i propri indumenti e i propri tappeti, ma che ad un certo punto il progresso tecnologico abbia portato alla creazione di materiali industriali di più facile produzione e dunque di più facile esportazione. Ma all'interno di questo processo, che sicuramente ha minato le tradizioni locali, una città è riuscita a farle sopravvivere. È riuscita a farle sopravvivere, ma allo stesso tempo purtroppo a ridurle a semplice prodotto locale. Tradizione contro innovazione, industria contro artigianato, Wulu non è altro che il simbolo delle antiche tradizioni di Galar. Tradizioni che probabilmente stanno per essere inglobate all'interno dello sviluppo tecnologico della regione, che le porterà ad essere un banale cumulo di macerie. E questo a mio avviso spiega anche la scelta di design curiosissima per questo Pokémon. Semplicissimo, banale nell'aspetto, ma probabilmente non nel concetto. Wulu deve essere semplice perché le tradizioni sono semplici, perché la natura è semplice, perché la vita rurale è semplice. E il suo essere una pecora, un Pokémon semplicissimo, lo rende il simbolo perfetto per le tradizioni di questo tipo di vita. Bene, credo che questo sia il senso di Wulu e credo che questa riflessione mi abbia portato a vedere questo Pokémon sotto una prospettiva diversa e sicuramente meno superficiale rispetto a quella che ho avuto guardando per la prima volta il trailer. Ora chiedo a voi che cosa ne pensate alla luce di quello che abbiamo detto di questo Pokémon. Lo avete rivalutato o continuate a denigrarlo? Fatemi sapere sia nei commenti qui sotto con i vostri pareri che nel sondaggio in alto a destra che spero di ricordarmi di mettere. Se il video vi è piaciuto, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.